bara dov'hai. Grazie ingegnere Tomariello d'Oro. Io penso che alcuni uomini diventano eroi loro malgrado, con la coscienza di fare il proprio dovere. E mio padre ha avuto nella vita due obiettivi precisi: seguire la legalità e la giustizia. E non si è voltato dall'altra parte, malgrado le minacce di morte. In un borgo di Santa Paolina abbiamo iniziato. Pochissima gente, un po' di scetticismo, però poi un successo incredibile. Siamo una famiglia alpina, ci siamo sempre considerati alpini, a casa, forse anche perché papà, essendo, come dire, inserito in una realtà difficile come quello del nord Italia, l'ha considerato un meridionale negli anni 60 e 70 e quindi discriminato, come sapete sono stati discriminati tanti napoletani, tanti alpini, tanti campani in quegli anni. E noi in famiglia abbiamo vissuta sulla pelle questa discriminazione, ci siamo sentiti ancora più alpini, pur essendo nati tutti noi figli a Padova. Grazie di cuore per essere stati con noi. Grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Ciao Mino, grande.